Miche, ha detto mamma che prima di andare in ospedale prendi una bottiglietta di Gatorade e passa l'acqua. More? Miche, Dimmi. L'ho ha chiesto mamma perché non hai portato il Gatorade di Tommaso? portato, l'ho lasciato sul comò in cerca Ah, di stai sigarette. parlando tu? Hanno tentato di ucciderlo somministrandogli dosi massicce di Coumadin, un potente anticoagulante, ma quando i carabinieri del Nord di Pescara hanno portato avanti le loro indagini e ricomposto il quadro accusatorio, due persone, madre e figlio, sono finite in carcere. Si tratta di Daniela Lorusso, 42 anni, e Michele Grosso, di 22, entrambi di Pescara. Per loro l'accusa è di tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate, a subirle il marito della 42enne. Ai domiciliari è finito il trentenne di origine colombiana, Edwin Mosquera, che avrebbe tentato di malmenarlo. Una vicenda venuta fuori a seguito della denuncia di un'aggressione subita dalla donna lo scorso mese di giugno. Le intercettazioni hanno messo i carabinieri sulla pista giusta, anche se non senza difficoltà. All'inizio non era chiaro perché l'uomo avesse accusato diversi malori che lo hanno portato ad altrettanti ricoveri in ospedale. Poi l'invio di un campione di sangue al centro antiveleni di Pavia ha consentito di scovare tracce dell'anticoagulante. A casa i carabinieri hanno rinvenuto timbri falsi di medici e ricette false. Madre e figlio li utilizzavano per procurarsi il potente medicinale. I due avevano anche organizzato un agguato per procurare alle vittime lesioni che non si sarebbero rimarginate, vista la somministrazione di quel farmaco. Aggressione avvenuta con mazza da baseball lo scorso 10 luglio, a condurla due uomini, uno il colombiano, come detto, è ai domiciliari, l'altro è ricercato. Intanto, mercoledì saranno interrogati alle 11.30 Daniela Lorusso e suo figlio Michele Grosso davanti al GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea. Comparirà anche Edwin Mosquera, accusato di lesioni personali aggravate in concorso.